una sintesi di questo campionato disastroso del Pescara. Campionato è un campionato, come dici tu, disastroso. Ancora quel lumicino di speranza ci può stare e bisogna coltivarlo. È chiaro che è un campionato dove si è sbagliato tanto, e poi alla fine ti può anche venire un momento di confusione e cercare di trovare delle soluzioni non avendo capito quello che è il problema, e allora a quel punto sbagli due volte, forse anche tre. Tu hai parlato di confusione, no? Si possono fare analogie col campionato 2000-2001? Tanti giocatori, tanti allenatori, avete cercato di fare l'impossibile in quella stagione, eppure purtroppo, terminò quel campionato con una mesta retrocessione. Ci sono delle analogie secondo te? Sì, ci stanno delle analogie. Io in quel campionato il primo errore che col senno del poi sono riuscito a identificare è quello di aver riportato Delio Rossi quando Delio Rossi non era convinto di venire a Pescara ed allenare a Pescara. Mi ricordo che incrementammo la rosa in continuazione cercando Sì, di sembrava un porto di risolvere. mare Pescara, no? Eh Dai. sì, perché cercavamo di risolvere il problema acquistando e facendo arrivare altri giocatori. Probabilmente l'errore di base era stato non confermare allora il Galeone come allenatore e prendere e decidere di cambiare con Delio Rossi, che ripeto, venne a Pescara ma non convinto di voler venire a Pescara. Il Pescara non è ancora retrocesso. Un dirigente che cosa deve fare? Un presidente, una proprietà che cosa deve fare per stimolare una squadra che sembra aver perso questi stimoli? Quindi Avere il coraggio di fare delle scelte in questo momento, o la va o la spacca. anche togliere dalla rosa qualche giocatore? Assolutamente sì, senza guardare in faccia nessuno. Ormai o la va o la spacca. E delle scelte, forse questo è il momento di doverle fare e di farle anche dal punto di vista personale, senza sentire i consigli più di nessuno. Alla fine bisogna essere anche onesti nel dire che è vero che retrocede Pescara e retrocede una città. Ma il primo a retrocedere è il presidente che gestisce questa società e che paga le conseguenze in prima persona. E quindi bisogna avere la forza di decidere, di scegliere con chi affrontare queste battaglie. Ed è l'unica cosa che forse a questo Pescara oggi come oggi rimane, non rimane altro, se non cercare di giocarsela fino alla fine, ripeto, la va o la spacca, tanto il peggio della retrocessione a questo punto non può arrivare niente. Mi rendo conto della difficoltà che in questo momento può avere Daniele. Credetemi, affettivamente e emotivamente gli sono veramente vicino, perché per un presidente retrocedere è come un fallimento. Noi stessi, nel momento in cui ci capita, non riusciamo ad accettarla. È una nostra sconfitta interna che viviamo con uno stato d'animo, credetemi, difficile da gestire. Non si passano momenti facili quando c'è in ballo una retrocessione. Ci stanno tante cose che si vorrebbero fare, che non si possono fare, tante idee che ti vengono, poi magari sbagli e continui a sbagliare perché sei in un momento di confusione o in un momento di grande tensione. La cosa più difficile è poi eventualmente cercare di trovare Ricostruire, l'entusiasmo, la no? forza e Certo. l'energia per ricominciare una stagione, una categoria diversa. Mi auguro che non sia e non capiti per il Pescara, ma vi posso garantire che non è assolutamente facile, è veramente difficile. Noi, grazie a Dio, ci siamo riusciti all'epoca quasi vincendo due campionati consecutivamente, perché uno ci è stato Esatto. rubato in una maniera Clamorosa, clamorosa. direi, sì. All'epoca non esisteva il VAR, non esisteva So. niente. Sì, ma quelli erano 3 metri di fuorigioco, Erano 3 metri di eh? fuorigioco, infatti. Col guardaline che aveva la bandierina alzata e poi l'ha Terribile. abbassata. Vabbè, Un storia passata. insulto veramente a mano armata.